Ci troviamo alla Piazza del Vino, noto ristorante di Firenze, e siamo in compagnia di Claudio Cavicchioli, membro fondatore di quella che è una delle aziende più rappresentative dell'enologia emiliana, la Cavicchioli appunto. Buonasera. Buonasera. Da più di 80 anni Cavicchioli è sinonimo di Lambrusco in Italia e nel mondo. Com'è nato questo vino e cosa rappresenta per lei? Questo vino è un prodotto che ha avuto la capacità di essere, diciamo, il protagonista in mercati anche internazionali. Oggi parliamo di più di 250 milioni di bottiglie di Lambrusco vendute nel mondo. Noi siamo nati a Sorbara, la nostra azienda è a Sorbara, e per noi quella che è la, diciamo, questo tipo di prodotto, il nostro obiettivo principale era quello di valorizzare questo prodotto unico. Parliamo di un prodotto unico al mondo, che non è capace di crescere in nessun altro territorio se non in questa lingua di sabbia tra questi due fiumi, sia che il Panaro, dove diciamo in pianura cresce questo fantastico prodotto. Se dovesse scegliere un vino che meglio racchiude lo spirito e la storia della sua famiglia, quale sceglierebbe? Beh, sicuramente quello che stiamo degustando adesso, il Vigna del Cristo, che è l'espressione più importante che noi abbiamo prodotto di Lambrusco di Sorbara, cercando di esaltare quelle che sono le caratteristiche uniche di questo vitigno. Quindi parliamo di freschezza, parliamo di leggerezza, che si può degustare e si deve degustare a temperature, alle stesse temperature dei vini bianchi, quindi anche gli accostamenti gastronomici sono spesso e volentieri quelle di solito i tipici dei vini bianchi. Un prodotto che comunque, grazie a questa sua versatilità, è riuscita a soddisfare tanti tanti consumatori e che credo che riuscirà ad ottenere, diciamo, i maggiori riconoscimenti nell'ambito dei Lambruschi. Tuttora oggi il Sorbara, diciamo, è il vino, la tipologia di Lambrusco che ha ottenuto i maggiori punteggi ottenuti da Lambrusco, sono sempre stati ottenuti da un Sorbara. Grazie mille. Prego.